che la necessità di governare i flussi migratori e di fermare le partenze illegali trova conferma anche nelle difficoltà che sta incontrando il sistema nazionale di accoglienza rispetto all'andamento in crescita dei flussi di ingresso. Sono difficoltà che ben conoscono i prefetti e i sindaci e che mettono a dura prova la sostenibilità dell'intero sistema, con evidenti ricadute in termini di inefficienza dei servizi offerti, di lievitazione dei costi e, non ultimo, di capacità di assicurare un'effettiva integrazione delle persone. D'altronde, quanto il tema della pianificazione di un'efficace azione di governo dei flussi sia decisivo per consentire un'autentica integrazione, è argomento risalente e condiviso, che spesso ha tuttavia messo a dura prova la coerenza anche di alcune posizioni ideologiche. Basti pensare alle voci ricorrenti di chi, anche da posizioni oggi critiche nei confronti dell'azione del governo, ha sostenuto in passato la necessità di una razionale regolamentazione degli ingressi per favorire l'occupazione nei settori lavorativi trascurati dagli italiani. Oppure la posizione di chi sosteneva che aprire i porti fosse da irresponsabili, e rischiava di indurre a partire migliaia di persone difficilmente integrabili e che non saremmo stati in grado di accogliere. Affermazione che proveniva anche da chi, se non vado errato, ha definito in questi giorni la nostra posizione un disastro ed una sceneggiata. Ora comprendo che per qualcuno cambiare opinione possa essere anche sempre possibile, ma mi permetto di osservare che temi così delicati vadano affrontati con maggiore ispirazione alla coesione tra le istituzioni.